Io non ci voglio credere. Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Subnautica e come potete notare in alto a destra non c'è più la grossa scritta Early Access perché il titolo in teoria dal 23 gennaio dovrebbe uscire dall'Early Access, quindi tu ti dici: cavolo, saranno pronti, avranno fatto un gioco coi contromaroni che non darà mai nessun problema a nessuno. Ciao sbircione! E invece no. Perché da quando è uscito l'aggiornamento che ha levato la scritta Early Access c'è un lag pazzesco in questo gioco. Guarda che roba, va che roba. Ho perso 20 frame girando, altri 20 frame girando la telecamera di un quarto. Funzionava, cioè tu dici, vabbè, c'era anche prima questo problema. Non sono stati in grado di risolvere. No, era stato risolto, non c'era più questo problema. L'hanno inserito di nuovo perché, ma sì, perché no? Santa pazienza, vabbè, dai, proviamo a vedere se riesco a morire perché con sto lag incredibile se mi attacca qualcosa è la fine, io muoio. Comunque ci proviamo lo stesso. Abbiamo il cannone, abbiamo la spada, oddio, la lama termica, il Seaglide. Abbiamo un po' di sete, ma sull'Aurora dovremmo trovare l'acqua che ci serve. Speriamo. Bene. Hanno sistemato? E non hanno il pavimento? Il pavimento no, però. Stavo dicendo, hanno sistemato l'Aurora. Io posso dover giocare così, però. Aurora? Dimmi, io posso? Ti pare possibile che io debba giocare così? Oddio, ho cambiato ancora il colore, io ho paura. Dov'è l'Aurora? Non lo so, verso... E non c'è più la bussola sul Seamoth! Non c'è più la bussola, l'hanno levata! Niente, sono nel pattume, io incredibile. Devo crearmi la bussola, quindi mi state dicendo, va bene. Andare all'Aurora di corsa, perché seek fluid and take. Questo è il mio problema. Veloce, veloce, Messi. Veloce, Messi. Non guardare niente e nessuno. Tu vai dritto, dritto per dritto. Intorno a te non c'è nulla. Tu sei in un posto sicuro. Circa. Intorno a te non c'è nulla. Non c'è nulla. Tranquillo. Guarda che bella. L'hanno sistemata. Guarda che fica che è. Mi sa che ho fatto una cacata, però. Non ho portato l'estintore, vero? Non. Vado, 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 non mi devo fermare, non mi devo fermare. Devo andare, non mi devo fermare. Qualunque cosa, io non mi fermerò. Io non mi fermerò. Io andrò. Sì, sono una persona coraggiosa. E devo uscire assolutamente dall'acqua. Assolutamente dall'acqua devo uscire. In modo anche. Sentitelo! Oh mio Dio! Zitta! Che da qui si deve uscire velocissimi. Via via Messi, corri. Stai zitta tu, che l'ho sentito tutto, ve? L'ho sentito tutto io. È spawnato fortissimo, è spawnato. Spero di aver beccato il piano. Secondo me sono sul piano sbagliato. Io l'ho sentito tutto, l'ho sentito. Ti prego, non ti buggare, grazie, questa mi serviva. Non ho portato il. Questo è nuovo. Maledetti bastardi. Quindi da dove si entra qua? Sono persa, ragazzi. È un sacco che non torno sull'Aurora, ma. Mi sono persa, come posso. Com'è possibile? Ascolta un po', Messi. Magari invece che tenere lo strumento che ripara. Non hai portato il fucile di stasi, sei pazza? Non hai fatto veramente ciò? Niente, io sono scema probabilmente. Io ho qualche rotella mancante nel cervello. No, guarda da dove si dà là. Quindi il mio Seamoth è lontanissimo. Oh, che spavento. Vai via. Scusatemi ragazzi, sono un po' in tensione perché ho sentito un rumore che non volevo sentire. E questo mi ha messo molta tensione addosso. Poi lagga tutto pure. E dai, tira via sta scrivania. Santa pazienza. Ok. Io temo per il mio Seamoth. Io dovrei portarlo più vicino, lo so.
Allora, lo andrò a prendere più avanti, dai. Lo andrò a prendere dopo. Adesso, con calma, esploro l'aurora, dai. Con calma. Prendo questo ed esploro l'aurora. Adesso mi sto tranquillo, mi tranquillizzo un attimo. Perché è vero, ho sentito un rumore, ma io sono fortissima e non ho portato fucile di stasi, perché sono imbecille. E già iniziamo con i codici, fantastico. Chi se li ricorda qua i codici? Però mi ricordo che c'è da stare molto attenti qua sopra, perché se si salta troppo in alto ci si griccia nel soffitto. Quindi c'è da stare molto attenti. Molto attenti. Codici. Accesso laboratorio. 6483. Vediamo se è sta porta qua. Madonna, l'aurora. Che palle. 6 4 8 3. Sentitelo. 3. Aperto? Aperto. Ho detto aperto. Ok. Prendo qui. Cannone a repulsione, ok. Cosa possiamo imparare? Non mi interessa. Cos'è sta roba? Che fico, lo voglio. Peccato che non ho lo spazio fisico io per portarmi a casa tutta sta roba, vero? Tiè. Ora capite perché ci ho messo tanto tempo a venire sull'Aurora. Perché serve tanta roba per poter passare in ogni porta. Tanta roba. Ok. Acqua. Batteria. Respiro e giù in picchiatissima, perché qui c'è da perdersi molto forte. Ok. Ok. Ecco qua. Fatto. Ora, prima di scansionare questa roba molto interessante, che è la nostra Mutapawn, o la Exosuit, perché Mutapawn mi fa proprio schifo come nome, io la chiamerò Exosuit tutta la vita, andremo a prenderci da bere, perché stiamo morendo di sete. Siamo così forti da non aver bisogno del cannone a repulsione? Sì, lo siamo, perché noi siamo dei ninja incredibili. Allora, io vado per di qui, che dovrebbero essere alloggi. Ecco fatto. Tavolino. Ok, questa l'abbiamo già scansionata, funziona? No, però ovviamente. Aiuto. Ok. Piano qui, ok, da parete. Ok, bottiglie, niente, quello non mi interessa. PDA! Peccato che non posso raccogliermi anche la bottiglia, l'avrei voluta mettere in casa mia da qualche parte. Questo me lo rubo. Questo qui lo stiamo a scansionare. Cerco i fluidi. Fluidi! Grazie, fluidi. C'era solo quella, mi ricordo che era piena d'acqua l'aurora. Adesso non ce n'è più, io non ho bevuto prima di partire, però ho detto tanto c'è l'aurora che è piena d'acqua. E invece non ce n'è assolutamente, ce n'è 3 bottiglie vuote. Veramente, maledetti a voi. Ah, ecco, ce n'è un'altra qua. Ok, ne bevo tutte. Fatto. Acqua. Qui abbiamo già scansionato. Qui letti, finalmente. PDA che mi dice registrazione, non me ne frega. Dove le hanno messe? Ah, eccole. Sono qui. Acqua, perfetto. Opuscolo, va bene, non me ne frega. Aspetta, ma tipo posso riempirle? No, vero? E mettermene in sacco? Eh no, maledetti a voi. Maledetti a voi. Beh, allora aspetto un attimo, ne prendo una sola. Tanto dovrò fare 67 viaggi avanti e indietro, ve l'ho già detto. Altra acqua. Ah, questo qui me lo porto via. Mi porterò via anche questo, che così poi fin qua in fondo non ci devo venire. Quanto spazio ho ancora? Pochissimo in realtà, pochissimo. Veramente pochissimo, qua non c'è nulla. Tanto ho miliardi di estintori, questo è andato, lo butto via. Non sembra esserci nulla qua. Ok. A meno che io non debba spostare questa roba, ma non credo. Sto scivolando. Sto scivolando. Aiuto. Ok. No, non devo. Perfetto. Eccolo qui dove era l'altro. Mio. Che volendo potrei anche prendere e portare fuori. Madò, io devo andare a riprendere il mio Simoth. Non so se quei cosi muoiono facendo così o se torneranno indietro. È un'ottima domanda questa da porsi. Allora, 1, 2 e
3. Se non dondolassi, mi faresti anche un favore. Magari se non facessi volare la roba, sarebbe anche meglio. Allora, metterei giù. Ne porto una per sicurezza, però intanto metto giù quelli, questi, questi. Questa è già piena. Riempiamo questa, così intanto posso fare un po' meno giri, no? L'acqua me la terrò, ma no, la metto giù. Mi tengo una barretta che ora me la bevo e una bottiglia di quelle piene. Questo lo metto giù. Ok. Facciamo così e così. Così intanto recupero anche un po' di vita. Io dovrei andare a recuperare il mio simot, ricordo, ma la paura nel mio corpo mi impedisce di farlo. Quindi non ci andrò. Non so neanche io come tornerò a casa, perché al momento la paura del mio corpo sta avendo la meglio su tutto. Io non vorrei mai andare da nessuna parte, sinceramente, in questo momento. Vorrei vivere sull'aurora per sempre, ma non lo posso fare. Qui l'abbiamo raccattato. Sai che ti sento, maledetta bestia? Io ti sento, io ti percepisco. Madonna, lo sentite? Io lo sto sentendo, eh. Non so se voi lo sentite, io lo sto sentendo. Non vi capita di sentire un ruggito ogni tanto, incredibile? Fateci caso! Fateci caso! Se non fosse che io sto giocando all'hardcore, io non avrei problemi a venire qua. Cioè, non me ne fregherebbe proprio un tubo. Il problema è che quella cosa sciotta, sciotta fortissimo! E quindi non devo farmi toccare, è quello il mio problema. Non devo assolutamente farmi toccare da quell'aggeggio. 3. C'è un modulo! Dimmi che è un modulo della capienza, ti prego. Stoccaggio, sì, è quello della capienza. Posso metterlo anche sul simot questo, perché è universale. Fantastico. Ho appena guadagnato un piccolo slot extra per il mio simot. Allora, ho visto che la stavi scansionando. Fallo, ok. Che io voglio costruirlo subito, questo aggeggio qui. Subito. Deve essere il prossimo passo per conquistare il mondo. Allora, andiamo avanti per di qua, visto che c'era ancora della roba da recuperare. E dai! Che palle, mio Dio, che palle, mio Dio! Aia! Devo aspettare che venga davanti a me, perché sennò rischio di tirarmi in testa, come avete visto. Attenzione a tutti quanti. 9% di batteria, guarda te, guarda. Guarda te, guarda. Qui c'era una porta. Qui abbiamo preso tutto, no, prendiamolo. 1 2 e 3. E no, vorrei raccoglierlo io. Vorrei raccoglierlo io, ok. 6. Qua, ovviamente quello è un 6. 6, 4, 8, 3. Quindi, dove lo trovo io l'altro PDA che mi apre queste porte? Scusatemi, eh. Dove... Oh, mi sono dimenticata questo. Questo lo devo prendere. Vabbè, niente. La parte di qua l'abbiamo finita. La parte di là... ci sono le due porte chiuse che per ora non posso aprire. Spero di trovare in qualche modo il modo... Cioè, spero di trovare il modo di entrare. E invece che la taglierina laser, ora mi serve l'aggeggio per riparare, vedete? Cioè, non ho perso tempo perché mi andava a me. Ho perso tempo perché sennò non avrei potuto esplorare in completo questo luogo. Ecco qui. Ah, giusto, questi sono gli alloggi. Forse c'è qua da qualche parte un PDA con il codice. Devo stare molto attento e guardarmi intorno, quindi. Dolce offerta. Questo? Ordini missione dell'Aurora. Non me ne frega manco a me. Vieni nella cabina numero 1. Il codice è 1869. Proviamo, andiamo, proviamo e andiamo. Andiamo e proviamo, vai. Corri, messi laggiù. Prepara, che Reaper ti mangia di più. Prepara, scusate, spoiler. Questa si dovrebbe aprire perché la cabina 1 1869. Ok, l'altra 1 8, 6, 9. Questa no, santa pazienza. È la cabina del capitano, ah, ok, ho capito. Ok, allora, scanso quello. Ok, frego questo e questo. Acqua e me la bevo. PDA. E scansiono il lettone.
sono stata molto attenta a cancellarvi ogni indizio di trama di questo gioco. Se non ve li siete cercati voi, non dovreste aver visto nulla dal mio gameplay. In teoria. Riparo. Ecco qua. Frammento di Seamoth che non scansionerò perché già lo tengo. Cioè, se fossi arrivata qua senza Seamoth, sarei un eroe. Ma non lo sono. Non lo so, anzi, non lo sono per nulla. Questo cos'è? Modulo di profondità Seamoth, ottimo. PDA. Registro sala voir. Di scansionare, che così. Nientos. Ah, ok, presa. Mi ha preso, sì. Come lo levo? Come lo levo? Come lo... Dannato! Aggeggio, vai via! È morto? Ah no, questo è un bleeder, non è un biter. Ok, mentre di qua c'è la camera del reattore. Andiamo a riparare il reattore e poi facciamo il resto. No, no, ma io sono molto qualificata, signorina, non si preoccupi. Sto anche nuotando nel pavimento, come può vedere, le persone qualificate possono fare anche questo, vede? Perché siamo qualificati noi. Ok, benvenuti nel nucleo dell'Aurora. Questo cos'è? Modulo di efficienza ciclope. Fantastico, ripara. Non farcene scappare manco una. Ecco qua. E ora esplode, no, scherzavo. Allora, visto che le scale sono per i losers, io faccio così. Woohoo! Ecco fatto. Niente, allora, abbiamo riparato il nucleo, quindi questa è fatta. Ora ce ne torniamo indietro, perché abbiamo lasciato cosine da raccogliere. Niente, non c'era niente, io speravo di trovare gli ultimi codici. È vero che ho l'inventario pieno, quindi devo tornare indietro. Guarda quante casse, no, devo tornare indietro, ci torno. Vado a mettere giù un po' di roba, ora che ho... No, devo andare a prendere Seamoth adesso. È necessario, perché ho due moduli da inserire. Allora, no, era dall'altra parte. Lui vi chiede che te, come fai ad ambientarti qua sotto? Seguo l'elettricità. Perché dove devi passare tu ci mettono le cose mortali. E quindi basta seguire la morte e trovi la via di casa, vedi? Questo è il mio metodo. Facciamo la fila. 1, 2, 3, 4. Fine? Ok. Raccatto questo. Inizio a buttare dentro robe. Quella vuota dov'è? Via. Niente ragazzi, come dico sempre su Nioh, si vive una volta sola, giusto? Devo andare a prendere il mio Seamoth e portarlo lì. Devo portarlo lì. Sperando di non averlo arenato, perché io sono scesa in fretta e furia e quindi l'ho incastrato lì probabilmente. Ti faccio arrosto, così impari. Ah, non ti dà fastidio? Va bene. E allora vai sulla luna. Che il cielo ti attraversa! Niente, l'ho arenato, fantastico! Questa sì che è un'ottima notizia, grandioso! È arenatissimo quel robot, porca miseria a me, dannazione! Porca miseria a me, dannazione! Posso raccogliere quella cosa lì, grazie, vieni, tu mi servi, aiutami, visto che sei bella pesante. Sono un imbecille, sono una cacchio di imbecille! Qualsiasi cosa ci sia in queste acque si starà facendo delle grasse risate. Aia, niente. Ok, se devi solamente andartene laterale. Laterale, laterale, vicino all'aurora, laterale, vicino all'aurora. Vai, 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 vai. Sei al sicuro? Sei al sicuro. Non ti arenare di nuovo perché è la fine. Sei, tu sei al sicuro. Piano, piano, piano. Tu sei al sicuro, vedi, non c'è niente. Non c'è niente in queste acque. Non c'è assolutamente niente. Niente, non c'è niente. A parte un occhio nell'oceano. Ma non ti spaventare, è solamente un di quei robbi coi piedi. Quindi va bene così. Dove? Qui? Ok, va. Sto tutto vuoto. Tutto vuoto, che cacchio. Sono venuta qui per dell'acqua e del cibo e basta. Fatemi scansionare qualche oggettino. Dai. Niente? Siamo veramente così pezzenti? Dai. Non c'è niente da scansionare qua.
E l'Aurora, ragazzi, è stata riparata. Abbiamo finito con le riparazioni. Il nucleo non emetterà più radiazioni, quindi potrò levarmi questa tuta e mettermi un respiratore che mi permetterà di ricaricare un peletto di ossigeno in più. Cioè, fa scendere più lentamente l'ossigeno alla fine, non è che me lo ricarica. Però potrò permettermi di avere un po' più di tempo per esplorare cose varie. No, dai! Ah, ok, eclissi. Ok, ok. Aspettiamo che passi e andiamo a casa. Emozionante, ma in questo preciso istante io non ho le forze per emozionarmi perché sono più in tensione per la mia vita. Comunque, andiamo a casa. Sick fluid. Bevo. Niente, cerchiamo di andare a casa incolumi. Sarà il problema più grosso andare a casa incolumi. Vado, sentitelo. Io lo sento tutto. Mamma mia, se lo sento tutto. Mamma mia, se lo sento tutto. È lontanissimo, ma lo sento. Io me ne vado e basta. Non voglio sapere niente. E questa è fatta. Il primo giro per l'Aurora è fatto. Ma vuoi vedere che è ancora il problema legato alla base? Perché adesso sta laggando di nuovo. Secondo me è la base. E sì che la mia base non è per nulla grande. La mia base è piccolissima. Guarda che laggoni che tira. Il video di oggi si conclude qui. Abbiamo riparato finalmente l'Aurora e abbiamo sentito rumori molesti, ma erano solamente rumori in lontananza, quindi ci è andata molto bene. Dovrò tornare a recuperare qualche oggetto, ma lo rifarò nel prossimo video. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.